E bentornati a San Giovanni Rotondo, nei luoghi di Padre Pio, luoghi che molti amano, luoghi che molti non si stancano mai di vedere e mi dicono sempre: non andare in giro, ma fermati a San Giovanni e facci vedere sempre quei luoghi. Beh, questo è pure vero, è bello, ma insomma ogni tanto cambiare un po' d'aria fa bene. E veniamo a noi. Dopo le beatitudini della famiglia, potremmo dire anche le beatitudini in famiglia, cioè le beatitudini da vivere nella famiglia cristiana, perché la famiglia torni ad essere veramente non solo come deve essere per noi il luogo dove si mostra l'amore di Dio nel matrimonio, nell'educazione dei figli e nella educazione anche nella crescita alla fede dei figli, ma anche deve diventare un luogo veramente di educazione, di formazione e di crescita nell'amore per i nostri figli e per i nostri ragazzi. Dicevo, dopo questa parentesi, iniziamo oggi una serie di puntate che vogliono essere in sintonia con la preparazione al giubileo del 2025, che vivremo appunto a partire dal prossimo anno. Preparazione che quest'anno, secondo le indicazioni della Chiesa, ci dice di riflettere sulla preghiera. È vero, nel passato altre volte abbiamo detto tante cose sulla preghiera, ma adesso lo faremo con un'ottica un po' diversa. Poi della preghiera si può parlare in tanti modi. Ma quello che è importante è che questo non sia solo il tempo di riflessioni sulla preghiera, di meditazioni sulla preghiera, di convegni sulla preghiera, cose tutte buone, ma deve essere il tempo, come dice Papa Francesco, in cui dobbiamo tornare a godere della gioia di pregare, la gioia di pregare, in cui dobbiamo tornare a gustare il sapore umano e divino della preghiera. Quindi è importante che anche noi iniziamo a riflettere sulla preghiera, ma soprattutto facciamo e viviamo questo tempo come una scuola di preghiera in cui veramente ci mettiamo alla scuola di Maria, alla scuola dei Santi, per imparare a pregare, per pregare, per riscoprire questo dialogo con il Signore. E San Giovanni Rotondo, Padre Pio da Pietrelcina, è un luogo ideale perché vedete, molti suoi figli spirituali dicono proprio questo: Padre Pio ci ha insegnato a pregare. E non è mica stata una battuta quella di Padre Pio quando qualcuno gli ha chiesto: ma tu cosa pensi di te stesso? Tu chi sei? Chissà quale risposta si aspettavano, e Padre Pio disse queste semplici parole: io sono un povero frate che prega. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.